all'inizio del video che questo bordino leggermente colorato che vedete è dato dalla tinta che ho fatto ieri, castano scuro, quindi un po' si vedono delle macchiette. Io spero che vi sia piaciuto questo video e che vi siate rilassati. Ovviamente io non sono brava a truccarmi, lo faccio come avete visto a modo mio. Ah, dimenticavo, mettiamo un po' di lucido. Sempre dove sta? Sempre Io da Beauty al centro delle labbra. L'ho fatto perché so voi che volevate vedermi truccata, cioè questo step lo volevate vedere, e quindi l'ho fatto con tanto piacere, pur sapendo che non sono brava come una makeup artist a truccarmi. Diciamo che me la cavo, ecco. Sempre, sempre Io da Beauty. Comunque, ragazzi, sono migliorata rispetto a prima. Occhiaie pro. Mio bellissimo contorno occhi. Vabbè, lasciamo stare. E poi andrò a truccarmi. Io, ripeto, non mi trucco in maniera professionale, mi trucco a modo mio. Questo video è semplicemente fatto per tenervi compagnia. Allora, questo gel adesso sul viso.
Siero freschissimo. Ah, volevo dirvi, qui sono rossa perché oggi per me è il primo giorno di allergia e non so quante migliaia di volte oggi ho starnutito e soffiato il naso. E ragazzi, purtroppo quando c'è l'allergia c'è poco da fare. Ecco perché così, quindi non è che posso aspettare un giorno in più, un giorno in meno. Per tutto il mese di maggio sarà così. Per fare sto video praticamente dovrò aspettare quest'estate, altrimenti. Allora, eccola qui. Aspettate che c'è bussa Luna e vuole entrare, ok? Scusate ragazzi, ho fatto entrare Luna che bussa. Massaggiare e idratare.
So che sto pure terminando.
differenza si nota quando sulla coda dell'occhio, sempre palpebre, mobili, superibili. Poi dopo vado ad aggiustare meglio. Ho detto che non sono una truccatrice professionista. Ma questo video è fatto solo per tenervi compagnia. Che dite, rimango così? Molto molto complicato truccarsi così, non ci riesco molto. Dell'angolino. È davvero complicato, eh.
Non è così facile come pensavo. Bravi di qua. Tutte quelle ragazze che fanno make-up, che si truccano davanti alla fotocamera, sono davvero fantastiche, ci riescono alla perfezione. Sono un'impedita. Allora, questo sta avvenendo un po' più spesso. Quindi senza andare a cancellare tutto, fare più spesso anche quella, eh. Da notare non sembra, però questa è un po' più spessa di questa, ma la vado a perfezionare. Direi che sono quasi uguali, quasi. Questo è quello di Essence. Andiamo a mettere anche il mascara. Una volta messo il correttore, poi sembra un'impedita, ragazzi. Sembra un'impedita, però
Mi trucco meglio, ragazzi, quando sono allo specchio. Il risultato non è male, non riesco ad avere dimestichezza. Così. Allora. Adesso andiamo a mettere il correttore. Parto con questo di Wycon arrangiato per andare a camuffare un po' queste macchie nere e viola. Questo video spero non venga lunghissimo. Oh, wow, ragazzi, come se non le avessi mai avute le occhiaie. E poi grazie anche al correttore vado ad aggiustare lo schifo che mi viene di fuori dall'ombretto. C'è un brufolo, può anche. Avete capito adesso come si trucca Mary Jane? Troppo mascara. Vabbè. Ragazzi, perdonatemi. Sono arrossata praticamente il naso a furia di soffiare. Di camuffare, visto che vado in live dopo questa zona qui, vedo tutta rossata. Non fate queste cose a casa, se non sono da fare. Vediamo di nascondere, ragazzi, tutto quel rossore che mi sono procurata con i fazzoletti. Un po' abbiamo camuffato, però ovviamente voi non lo potete notare perché c'ho la luce quasi gialla davanti, ma al naturale io sembrerò sicuramente più scura con le luci normali, quindi devo andare per forza a mettere questo sopra. Sennò che qua in video non si nota, però questo è più scuro di me, no? Appunto perché deve coprire. Quindi io, ragazzi, sto facendo questo spettacolino qui solo perché mi sono arrossata tutta. Quindi non volevo sembrare.
Il contouring io non lo so fare, però posso provare a farlo con voi adesso. No, meglio di no. Semmai combino una schifezza. Ragazzi, stava più rosso prima. Stava più rosso. Bene, avevo un balsamo labbra, ma non mi ricordo che aspetto l'ho messo. Comunque questo qui non dice per le labbra, però ragazzi è idratante come un balsamo. Vado a mettere un po' sulle labbra, perché io in realtà ho un altro siero contorno occhi, però del Libero Chè, ed è sia occhi che labbra, questo dice solo. Vado a mettere adesso questa matita o questa di Huda Beauty, mi ha regalato mia sorella. È un'impresa mettere la matita, questa è la storia dell'eyeliner, ragazzi. Poi ci vado a mettere l'Axe sui denti e il rossetto della stessa linea. Sempre, sempre Huda Beauty. Comunque ragazzi, sono migliorata rispetto a prima. Occhiaie proprio. Ok. Realtà questi sono tutti ombretti, ragazzi. Che rimangate a noi, però. Qualcuno lo uso come blush. Tanto mica c'è scritto il nome sopra. Allora, io ho la malsana abitudine di usare questo. Ho questo un po' più arrangiato a volte. In realtà quelli sono ombretti. Un po' di illuminante. Ecco ragazzi, come potete vedere, io non faccio grandi cose, ne faccio poche, fatte anche un po' male. Poi questa della Revolution, che ormai è un illuminante, che però è standard.
a starlo. Essenziale è stato fatto, quindi spero di essere stata abbastanza rilassante e di avervi tenuto compagnia nel migliore dei modi. Mi sono dimenticata di dirvi all'inizio del video che questo bordino leggermente colorato che vedete è dato dalla tinta che ho fatto ieri, castano scuro, quindi un po' si vedono delle macchiette. Io spero che vi sia piaciuto questo video e che vi siate rilassati. Ovviamente io non sono brava a truccarmi, lo faccio come avete visto a modo mio. Ah, dimenticavo, mettiamo un po' di lucido sempre. Dove sta? Sempre Yuda Beauty al centro delle labbra. L'ho fatto perché so voi che volevate vedermi truccata, cioè questo step lo volevate vedere, e quindi l'ho fatto io. Spero di avervi rilassati e spero di avervi tenuto almeno un po' compagnia. Vi do appuntamento al prossimo video. Ah, dimenticavo, devo togliere il cerchietto. Ci vediamo, spero.